Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di quanto è tossico l'oleandro. Se avete cercato l'oleandro è tossico per il cane e per il gatto, sì. E in questo video voglio spiegarvi in cosa consiste la tossicità, cosa è tossico dell'oleandro e perché è meglio evitare di mettere l'oleandro nel vostro giardino e nella vostra terrazza come pianta. Partiamo dal presupposto che quasi tutto è molto tossico nell'oleandro, molto tossica la radice dell'oleandro, ma sono tossiche anche gli steli, le foglie, i fiori, forse è meno tossico il frutto, ma tutta la pianta è tossica e contiene un glicoside cardiaco, l'oleandrina, che ha degli effetti importanti sul cuore, va ad agire fondamentalmente a livello di potassio, creando dei blocchi atrioventricolari di primo, secondo, terzo grado, delle aritmie ventricolari, fino ovviamente anche alla morte. Oltre chiaramente da una tossicità locale al tratto gastroenterico, quindi da vomito. Però la cosa più grave fondamentalmente è quello che ovviamente può dare a livello cardiaco. Quindi l'ingestione della pianta può creare grossissimi problemi al vostro cane, al vostro gatto. È importante, ovviamente, se avete un oleandro e avete dei segni di intossicazione, portarlo immediatamente perché si cercherà attraverso l'emesi di far vomitare la pianta e poi attraverso chiaramente una decongestione del tratto gastrointestinale con carbone attivo di cercare di ridurre la tossina. È molto importante quindi la velocità. I sintomi si vedono già dopo 45 minuti dall'ingestione fino anche a 4-5 giorni. Quindi è molto importante la prima cosa cercare di non avere oleandri se avete cani e gatti, soprattutto se i vostri cani e gatti hanno questo vizio di mangiare le piante, però io lo sconsiglio vivamente, anche se il vostro cane è bravissimo, di tenere oleandri se avete cani e gatti. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo.